Avete bisogno di crediti? Vi siete scocciati di dover scegliere tra Padoin e Zappacosta e vorreste scegliere tra Ronaldo e Messi per la vostra squadra su Ultimate Team? IG Vault è il sito che va per voi e con il codice FootItaliaChannel avrete anche un 6% di sconto. Link in descrizione. Ciao a tutti ragazzi, sono Lepita e siamo qui con la 40ª prediction del Team Mode Week di FIFA 16. Anche se con un leggero ritardo, ma con la nazionale in campo ieri sera, non si poteva stare attaccati al PC piuttosto che attaccati alla televisione per tifare gli azzurri. Ma andiamo subito a vedere chi potrebbe essere presente tra i 18 che verranno rilasciati nei pacchetti da mercoledì sera. In porta vediamo Brad Gazan, il portiere della nazionale statunitense che nell'1-0 contro il Paraguay effettua ben 6 salvataggi, aiutando a portare a casa il risultato nonostante l'inferiorità numerica per l'intero secondo tempo. Nella linea difensiva potrebbero essere presenti Flagno, il terzino dello Osasuna, che nella partita d'andata contro il Gymnastic, valida per i playoff, segna il secondo gol che porta alla vittoria finale per 3-2. Vasily Berezuski, che nella gara della Russia contro l'Inghilterra segna il gol nell'extra time che permette ai sovietici di agguantare il pareggio. Ed infine Marcos Royo, il difensore argentino che nel 5-0 a valanga sul Panama fornisce 2 assist per gli ultimi 2 gol di Messi ed Agüero. A centrocampo potrebbero esserci Mikel Merino, sempre dello Osasuna, che nella gara di ritorno per i playoff mette a segno una doppietta che permette dunque la promozione. Per lui potrebbe prospettarsi addirittura la carta da Iro dopo aver ricevuto quella in forma. Ancora Valerio Verra, il centrocampista del Pescara, che segna un gol che permette di pareggiare la partita valida per i playoff contro il Trapani e permette in questo modo ai suoi di essere promossi in Serie A. Sulle fasce potrebbero esserci Thiago Alves, l'ala destra del Seongnam, che mette a segno una doppietta nel 2-2 contro il Jeonbuk. Sulla sinistra invece potremmo trovare Leonardo, che è proprio del Jeonbuk, e mette a segno nella stessa partita lo stesso una doppietta. Mi sono consapevole che non è mai successo che vengano premiati 2 giocatori di 2 squadre avversarie, ma chissà se lì, trovandosi accorto di giocatori da inserire, non possa pensare di premiarli entrambi. In avanti invece potrebbero esserci Santos, il trequartista del Suwon che mette a segno una doppietta di cui il primo su rigore nel 2-2 contro l'Incheon. Ancora, Dejan Damjanovic, l'attaccante montenegrino in forza al Seoul che nel 3-0 al Suwon City è vero che fornisce solo un assist ma viene premiato come man of the match e non si poteva non considerarlo. Ed infine Cristian Herrera, l'attaccante del Girona che segna un gol nella sconfitta per 2-1 contro il Cordoba e segna un gol nell'extra time nella vittoria per 3-1 al ritorno, che concede la promozione alla squadra e proprio per questo potrebbe ricevere la carta da Iro. Diamo uno sguardo rapido alla panchina dove troviamo Kim Yeon-dae, il portiere dell'Ulsan Hyundai, che effettua ben 10 salvataggi nella vittoria per 1-0. Ancora Daniel Bocanegra dell'Athletic National, che segna un gol nel pareggio per 1-1 valido per le semifinali di playoff. Per lui si tratterebbe di una seconda carta inform che lo porterebbe a diventare addirittura oro. Poi Sang-yeon, centrocampista del Jeju, che segna il primo dei 3 gol nel 3-2 al Jeonju. Sung-min, l'esterno dell'Ulsan Hyundai, che sigla il gol partita contro il Sanju. Celso Borges del Costa Rica, che segna un gol e fornisce un assist nella vittoria per 3-2. Ed infine Adriano, sempre del Seul, che segna il primo dei 3 gol rifilati al Suwon City. E ancora Sisco, l'attaccante del Cordoba, che nei playoff segna una doppietta all'andata contro il Girona ed un sol gol al ritorno. Anche questa 40ª prediction è giunta dunque al termine. Come sempre vi chiedo di scrivere qui sotto nei commenti facendoci sapere se siete d'accordo con le scelte che abbiamo fatto e se avreste inserito altri giocatori. Se il video vi è piaciuto piazzate un bel pollice in su e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Un saluto dalle Pita e dal team di FootItaliaChannel.